Buongiorno a tutti, io sono sempre Victor Tason 8, sono in questo momento in live su Twitch, quando guarderete questo video su YouTube la live sarà già finita e adesso voglio guardare Cult, scritto CVLT con la U che è una V sostanzialmente, che è un cortometraggio diretto da Dario Argento e gli Yunaz con protagonisti Noyz Narcos e Salmo. Mi hanno parlato molto bene di questo cortometraggio che trovate su Prime Video, se volete vederlo, per cui in descrizione qui su YouTube trovate sotto questo video il link per guardarlo su Prime Video. Vi consiglio di andare a vederlo, pare sia qualcosa di veramente iconico e che omaggia tanto il cinema di Dario Argento. Gli Yunaz funzionano molto sui corti e sui videoclip, per cui a livello cinematografico non ho proprio apprezzato moltissimo quello che hanno fatto, come sapete, però a livello di corti e di videoclip è un altro discorso, quindi qua stiamo parlando nell'ambito del corto, per cui sono molto molto curioso, per cui diamo un'occhiata, metto schermo intero e vediamo un po'. Allora, poi vedrò se, perché mi ha detto che è molto violento, vedrò se censurare alcune cose quando andrà su YouTube, nel caso comunque potete guardarlo tranquillamente su Prime Video, link in descrizione oppure anche nella chat. Quindi direi di iniziare. Sono veramente curioso, devo essere sincero. Eccoci. Directed by Dario Argento e Yunaz. Allora, te lo rispiego di nuovo. Ah, è come cucinare la merce, sono tre passaggi. Ok. Ma cosa? La carbonara, fratello, ti servono quattro cose: È una cosa uova, alla pepe, Tarantino? guanciale Come? e pecorino. Basta, Vabbè, inquadratura. quello è un sardo. No, né romano. Se fa così, ascolta, un uovo intero, un tonno per ogni La persona che ricetta della mangia, carbonara. pepe come se piovesse, guanciale. Sentite la Ma musica? la pancetta cubetti? No, no, guanciale. Musica. Che fai rosolare a fuoco medio alto, poi lo togli, ma lasci il suo grasso dove dopo ci salterai la Musica è pasta. proprio alla fine di Dario Argento. Sì, l'inizio è un po' la Shining, penso che la citazione fosse quella in realtà, Wow, vanno bene gli spaghetti. Mai o rigatoni, o eh? mezze maniche, o tonnarelli. Mazza, che Questo dialogo sulla carbonara iniziale, 8 minuti, 9 minuti. È un corto. A livello di regia, con la lancia. Anche come fotografia. Minchia, bella psycho sta villa. L'iconicità si vede già da adesso, dal primo Ma siamo minuto. sicuri sia questa? Ok. La villa questa. Ok. Ma anche il sonoro, ragazzi, c'è tanta roba comunque. Attenzione. Benvenuti, signori. Aspettavamo. Buonasera. Ok. Il maestro è Questo chi qui? è? In Da questa parte. che sei il maestro? Che è il maestro? Bella, però, ma molto gotica come cosa. Seguitemi. Ah, bellissimo. Questo è proprio la Profondo Rosso con la soggettiva del killer. Col respiro affannoso, bello. No, ti pr... Accomodatevi. No, hanno messo il pupazzo! Vabbè. È Che io pensavo buona che quel visione. pupazzo non l'avevamo più trovato, quindi è una replica? L'hanno rifatto? Quell'inalatore. È il topolino, ciccio. Oh, Madonna! Ciao. Ma già questo è un inquietantino, eh? Ah, ma c'è proprio Dario Maestro, Argento! buonasera. È lui il maestro. Benvenuti, amici miei. Ma come? Ma in che Dovevo essere qui. senso? Questo è un luogo importante per me. Mazza, pare di stare dentro un film suo qua, eh? È pieno di Diciamo che riferimenti. qui sono a mio agio. Ha preso tutte le icone. Ecco, guarda. Ah, bello. No! Caspita. Ma che è lei? Sì, è lei. Madonna, non sai gli incubi che ci ho fatto da ragazzino. Mamma mia. Ancora me la sogno la notte certe volte.
gli incubi. Sono d'accordo. Continuare. Sono d'accordo. C'è anche la bambola nell'ultimo film. Questo lo vedrete di persona. E quando possiamo vederlo? Ah, il David. È ancora. Ok. Non è pronto. Ah. Cioè, non è ancora finito. Manca soltanto l'ultima scena. No, l'inquadratura sugli occhi. No! Ma è il finale di Profondo Rosso! Oh la Madonna! Attenzione! Non ti resta che partecipare al film. Ma... Ma qua è... Oh la Madonna! Provare a scappare. Oddio! Ma la tizia impazzita è fantastica! Ma mio Dio! Ma è violentissimo! Splendido! Ma? Ma no! E questo è tanto alla Profondo Rosso, quella bambolina appesa. Qua sono di più. La cosa dell'inalatore è... Per me è un'eccitazione a hit l'inalatore, così a naso, non lo so. Bellissimo. Ma di cosa stiamo parlando? No, raga, ma è... Senti la musica! No, vabbè, ti prego. Col killer che... Fa molto Mister X di... No! È una cosa che faceva spesso il killer in Profondo Rosso, che puliva col guanto. Anche questa è fatta. Alla prossima. Dai, regà, però. Dai, eh. Ma è bellissimo. Cioè, Le Bonski, Taurus Warriors Propaganda. Regà, scusate, una delle cose più belle che ho visto da Argento negli ultimi 20 anni. Ma senti la musica! Ovviamente, Salmo e Noiz, grazie, quindi. Effetti speciali di Sergio Stivaletti, soggetto dell'Argento e Roberto Nunez. Tanta roba, signori. Tanta roba. Schermito nei Pandolfo. Clara Tramontano è la ragazza impazzita. C'è Luigi Cozzi come ovviamente come consulente artistico. Ha ripreso tutta la squadra, sostanzialmente. Però anche Salmo e Noiz bravi comunque nel creare questa cosa qua. Poi secondo me a livello di recitazione... A me non sembrano male, per quello che devono fare, mi sembra che funzioni, no? Mi dà l'idea di funzionare, abbasso un po' così mi si sente meglio, però... A me sembra... Boh, un gran corto. Ma un gran corto, cioè io l'ho amato. Secondo me è un corto realizzato veramente molto bene. A livello iconico direi che ci sono tantissime cose... che funzionano, bellissimi riferimenti ai vari film di Argento. Secondo me è una di quelle cose da guardare fotogramma per fotogramma, perché i riferimenti si sprecano. Bello il momento nella stanza con le bambole appese, che richiama direttamente la bambola appesa che trovava la scrittrice in Profondo Rosso prima di venire massacrata dal killer. Anche la modalità degli omicidi ricorda tanto i film di Argento. Ci ho visto anche qualche riferimento alla Terza Madre quando vengono ammazzati. No, vabbè, il coltello in bocca è una cosa proprio alla Profondo Rosso, ma è una cosa anche un po' alla Suspiria. Comunque è una di quelle cose che potevano trovare soprattutto nei suoi primi film, che erano quelle
quelle scene che scioccavano lo spettatore, perché all'epoca non esistevano, perché comunque i primi sono gialli, quindi l'uccello dalle piume di cristallo, il gatto a nove code, quattro mosche di voluto grigio, profondo rosso, hanno elementi di violenza, quindi un po' horror, però in realtà erano dei gialli, dei thriller, e quindi in quei film lì non si trovavano spesso delle scene così tanto violente, per cui erano le classiche scene per scioccare lo spettatore, che poi ha continuato a usare quando ha abbracciato l'horror al 100%. Per cui, secondo me, è veramente interessante come cosa. Io devo dire che apprezzo parecchio, bella la regia, Argento e Yunaz, quindi secondo me ci sono delle cose che si può capire un po' anche dove c'è la mano di Yunaz e dove c'è la mano di Argento, che comunque è una cosa fatta insieme. Anche a livello di fotografia ho notato che ci sono tanti riferimenti, soprattutto a Suspiria, con questi con questa predominanza del rosso, ma anche il sangue, se ci fate caso, non dico che richiama direttamente la tinta che veniva utilizzata all'epoca, perché usavano questa tinta rossa che come sangue non era particolarmente credibile, ma era effettivamente molto bella da vedere proprio a livello di colore, con questo rosso brillante. Anche qua un po', sebbene non abbiano usato la tinta, si nota comunque che volevano richiamare un po' quell'effetto. Quindi bravo Carlo Salini, per me che realizzo cortometraggi per esercitarmi leggi sceneggiatura posso imparare questo corto. 7-8 minuti di corto, una storia lineare, precisa, per me è tanta roba, ma veramente tanta roba, più che altro perché è una di quelle cose che ti lasciano di stucco, perché richiama tutto il cinema di Argento, però c'è anche qualcosa di nuovo, cioè l'idea che i due artisti arrivano perché chiedono ma quindi è tutto pronto, e lui dice manca solo la scena finale è l'omicidio di voi due. È proprio anche metanarrativo come cosa, cioè sono loro che stanno seguendo la produzione del film, del corto, e diventano loro malgrado i protagonisti delle scene più violente. Anche come idea è semplice, concettualmente comunica molto, perché comunque vuole farti dire questo è un omaggio alla musica dei due artisti, ma è anche un omaggio a Dario Argento, e riescono in pochi minuti a condensare decenni di cinema del grande maestro. Peraltro molto autoironico lui a interpretare se stesso come una sorta di mastermind che fa della violenza non solo il suo marchio di fabbrica, ma qualcosa che è necessario in un certo senso. Per cui veramente bello, un corto che mi ha veramente sorpreso, nel senso che mi avevano detto che era bello, io ho detto ok, lo guardo molto volentieri, però non mi aspettavo che fosse una cosa, innanzitutto non me l'aspettavo così violento, ma mai nella vita non me lo sarei mai aspettato. Ma poi le chicche, la soggettiva del killer che arriva da dietro, il momento in cui loro si rendono conto che sta per morire, c'è l'incoratura sugli occhi, che è una cosa che Argento faceva spessissimo, soprattutto nei primi film. È un grande omaggio, tanto a Suspiria quanto a Profondo Rosso soprattutto. La bambola, ragazzi, io non mi aspettavo la bambola, quindi abbiate pietà di me perché ho il cuore debole. Tra l'altro però me lo sono riguardato proprio l'altro ieri, Profondo Rosso, quando mi hanno detto guarda devi guardare il corto, mi è venuta voglia di guardare qualcosa, dai tocca riguardare Profondo Rosso. Faccio notare anche la finezza dell'assassino che spacca la testa con il Davide di Donatello, è una cosa anche simbolica, no, su quanto un premio magari possa essere sicuramente una cosa prestigiosa, ma poi alla fine è una cosa come un'altra, diventa l'arma del delitto. Cioè il fatto che un premio prestigioso diventi l'arma del delitto dell'assassino, per me è una cosa abbastanza importante, non è messa a caso, quindi bello. Vi ricordo che lo trovate in esclusiva su Prime Video, per cui sempre in descrizione il link, lo rimetto anche qua nella chat. Fatemi sapere con un commento qui sotto, per chi guarda da YouTube, che cosa ne pensate, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, insomma. Poi andate a riguardarlo su Prime Video, perché probabilmente alcune cose le censurerò, se no mi buttano giù tutto quanto, perché purtroppo il mio canale,
per quanto riguarda queste cose è sempre un po' bersagliato da segnalazioni e quant'altro, quindi devo per forza correre ai pari. Però veramente complimenti a tutti, a Dario Argento, Yunaz, Noiz Narcos, Salmo, per aver creato questa cosa, perché mi hanno reso veramente felice. Da cinefilo e soprattutto da grande appassionato di Dario Argento non posso che apprezzare. Tra l'altro, non so se fosse una cosa voluta, ma il killer richiama un po' quello di Profondo Rosso per come è vestito e quant'altro, però non so perché faceva tanto Mister X dei Resident Evil, magari non è voluto, e l'abbigliamento richiama però in toto quello di Profondo Rosso. Cioè, c'è tanto Profondo Rosso in questo corto, quindi fatemelo sapere, e noi ci vediamo al prossimo Movie Blog. Ciao a tutti ragazzi.